a idee fisse, a immagini determinate. Queste idee fisse, immagini, rappresentazioni sono per Freud livelli già abbastanza superficiali. Al fondo c'è qualcos'altro, e questo qualcos'altro è questo senso di incapacità di adeguarmi all'ordine che la realtà mi impone. Quindi questa sorta di pulsione narcisistica, egoistica, immediata a rompere appunto con quell'equilibrio di vita che la vita mi impone. Tra l'altro è importante che questo tipo di atteggiamento, questa pulsione cioè a rompere, a non tollerare la regola, questo nella tradizione cristiana è tematizzato come il peccato. Kierkegaard dirà: il peccato è esattamente l'egoismo, è l'incapacità della socialità, per esempio. Ma è molto interessante sotto questo aspetto, voi sapete, quei testi importantissimi per la tradizione cristiana che sono le lettere di Paolo di Tarso. Nella lettera ai Romani voi trovate questo tema ed un altro tema che sarà centralissimo fino a Freud, un tema che è molto bello, che è questo. Dice Paolo: è la legge che crea il peccato, perché la legge che dice, poniamo, non commettere atti impuri, in realtà suggerisce l'idea dell'atto impuro. Questo argomento voi lo ritrovate in Freud. Ovviamente ho fatto il salto perché c'è tutta una storia, ma è interessante il fatto che voi lo ritrovate anche in Freud quando affronta la questione della negazione. Cioè quando lui dice, racconta la storia di un paziente, no, che ha fatto un sogno in cui compare una donna e il paziente stesso dice: quella donna non è mia madre. E Freud commenta: questa è la confessione che è la madre. L'unico modo per far emergere il sogno incestuoso è dirlo negandolo. Ecco, è molto interessante che questo motivo per cui la legge che dice no in realtà pone e propone il peccato, questo già c'è in Paolo di Tarso. Questo a dire del nesso molto stretto che c'è tra tematica religiosa, psicologica, antropologica, e che c'è da millenni. Per cui ad esempio dico, è del tutto ovvio, no, che poi gli psicoanalisti abbiano cercato di estendere la loro zona di influenza sull'antropologia, ovviamente, perché appunto religione, psicologia ed antropologia sono nati in realtà insieme e solo successivamente si sono andate dividendo, e quindi che poi si ritorni ad unirsi è del tutto ovvio. Ora però è interessante che questa tematica cioè della difficoltà ad organizzarsi dell'uomo nella vita sociale, qui intendo dal punto di vista morale, dal punto di vista politico, no? In vita sociale per tutte quelle forme di vita che implicano la presenza di una regola e quindi la necessità di un controllo del comportamento, per esempio di una programmazione, di uno spostamento, no, tra desiderio e realizzazione, quindi l'introduzione di una regola. Ecco, questa preoccupazione, questa tematica della difficoltà dell'adeguazione a una regola, regolarmente appare nella storia come tema centrale, ovviamente non scompare mai, ma diviene un tema centrale sempre in momenti, come ovvio, di crisi sociale. Non è un caso, dico, la filosofia di Epicuro ha grande successo nei momenti non solo della ormai avvenuta decadenza della polis greca, ma anche nei momenti dell'impero romano. Già c'è Cesare, già c'è è scomparsa la Repubblica e già comincia una situazione di crisi grossa, importante. Ed è interessante, voi lo sapete, come l'epicureismo a Roma incontra forti opposizioni proprio perché è basato su una morale non politica, ma su una morale di chiusura dell'individuo in sé,
la sostituzione alla virtù del cittadino, la sostituzione a questo del motivo dell'amicizia, quindi del rapporto privato. Ecco, questa tematica emerge regolarmente in momenti di grande crisi sociale. E allora, per esempio, per venire ai tempi nostri, negli anni 90 del Settecento emerge nella seconda parte dell'Ottocento, emerge oggi. Cioè in tutti i momenti in cui un assetto sociale è entrato in crisi radicale, non ce la fa più ad essere portatore di valori, non ce la fa più a proporre valori, allora ecco che emerge questa tendenza alla, come dire, alla riflessione sulle difficoltà dell'uomo di adeguarsi alla società, perché questa società non riesce più ad accoglierlo, per così dire, no? Diciamo l'occasione in cui nei nostri anni è esplosa a livello di massa questa tematica è stato il 67-68. 67-68, purtroppo esistono alcuni libri su quel periodo, purtroppo perché sono falsificazioni generalmente di gente che si è pentita e allora deve giustificare il proprio pentimento, ma uno studio serio del periodo sarebbe interessante. Intanto dico, dobbiamo tenere presente che il 67-68 è l'ultimo riflesso di un movimento che inizia proprio con l'inizio degli anni 60 e che è un movimento di lotta dei lavoratori in Belgio, in Germania, in Jugoslavia, in Italia, in Inghilterra, grandissime lotte di lavoratori che presentano una radicalità non tradizionale e quindi cominciano anche i primi scossoni tra lavoratori, organizzazioni sindacali e partiti. Questo movimento continua e invade zone di piccola borghesia, riesplode con gli studenti per una ragione molto, molto semplice, cioè c'è una crisi dei ruoli sociali, cioè sta cambiando l'organizzazione capitalistica, una serie di professioni che avevano assicurato uno status sociale accettabile non riescono più a farlo e sono quelle professioni a cui accedi attraverso l'università. Perché? Perché sta cambiando l'organizzazione, sta marciando l'evoluzione tecnologica che taglia posti di lavoro, cambia la professionalità stessa e quindi c'è un ritardo e il presentarsi del fenomeno grande di disoccupazione a livello piccolo borghese, intellettuale. Ovviamente c'è la crisi internazionale contemporaneamente, il Vietnam, Cuba, eccetera, eccetera, no? Una serie di fattori per cui il 67-68 inizia ambiguamente, da un lato come un grande movimento che recupera i momenti più radicali della tradizione marxista e comunista, dall'altro lato come un movimento che già fa emergere motivi del radicalismo piccolo borghese. Per esempio è interessante che nelle grandi assemblee che facevano alla Freie Universität a Berlino, uno dei grandi temi che venivano affrontati in assemblea era quello della masturbazione. Contemporaneamente questi che affrontavano il tema della masturbazione in assemblea erano poi quelli che scendevano in lotta per esempio contro le aggressioni americane. Gli americani non avrebbero potuto fare quello che fanno oggi in Iraq perché sarebbe successo le ADD in sostanza. Ora, e su questo filone si innesta una tradizione cristiano-protestante di origine americana. Ricordate tutti ovviamente il grande successo che ebbe quel film americano Easy Rider, no? Fragole e sangue prima, Easy Rider poi. Easy Rider è più tipico di questo settore di radicalismo piccolo borghese impolitico. Ora è interessante che questo insieme di fattori
si scaricano contro una cultura marxista.